Meravigliosa, bravina. Beh, diciamo bravina che promossa. La canzone fa quasi tutto lei, eh? Sì, la canzone ci ha messo del suo, ma anche tu hai aggiunto. Io voglio sapere come si è sentito Eros. A parte che qualunque cosa tu dirai gliela dirò domani mattina che viene qui. Ecco, quindi stai attenta, certo, a quello che dici. Certo che lo vedi presto. In realtà io gliel'ho mandata appena finita, allora finito l'arrangiamento, che noi eravamo sicuri che insomma ci piaceva, gliel'ho mandata, gli ho detto dimmi che pensi, perché ci tenevo moltissimo. E quando lui mi ha detto bella, che insomma poi Eros quando ti dice bella proprio che lo pensa veramente. Sì, sì, perché Eros non è uno che lesina né complimenti né eventualmente anche disappunto. Se ti deve dire una cosa, te la dice così com'è, che è anche la sua bellezza, sì, no? Sì, questa sì, sincerità, sì, sempre. Allora poi, quando ho visto che gli piaceva, io ci ho provato, ho detto, senti, ma me le fai le rispostine nello perché special? Tu hai fatto lui, e lui è che ha fatto la corista praticamente. Ha fatto, dai, diciamo che ha messo il colore della sua voce meravigliosa, anche sì, se poi non è la sua tonalità questa, quindi certo, è uscito fuori anche più scuro, più, no? Mm-hmm. Più emotivo, certo, più sì, molto bella. Che dicono ragazze? Ci chiedono direttamente da OK il prezzo è giusto? La sedicesima canzone che è scartata, cioè la sedicesima che non è entrata nel tuo disco, visto che sono 15, cioè quella che è rimasta fuori per un pelo, sì, era Giudizi Universali di Samuele Bersani. Ah, cavolo, è bella, sì, sì. Potrei, ma non voglio farmi di te. Part volume 2. Ma infatti, guarda, hai visto che c'è scritto volume 1, piccolo, piccolo, piccolo. Poi c'è qualche altro messaggio. Qualcuno che dice: si vede che tu hai una preferenza per Giorgia. Sì, nell'atteggiamento che ha nei tuoi confronti quando entri in studio. Davvero? Perché con qualcun altro sono un po' più stronzo. Però ce la siamo. Ma faccio in tempo a diventarlo anche. Vabbè, ma noi ci abbiamo una cosa che dura da più di 20 anni. Certo, no? Ti conosco tempo, da quando eri piccola. Insomma. Anche io a te. Eravamo piccoli. Ma io non sono mai stato piccolo. Non è vero. Ne mettiamo un'altra di canzone che ha preparato Alex. In questo caso è un altro duetto, anche in questo caso appunto, cioè c'è una piccola partecipazione del titolare originale della canzone stessa, ed è Gli ostacoli del cuore. Bellissimo. Quante cose che non sai. Molto bella la miscelata, perché non ti accorgi qual è il momento in cui la voce cambia. È bellissima, no? Questa cosa è bellissima. Bello. Sì, c'è un'unione con Elisa incredibile. Sì, poi sì, quando sì, arriva lei nel pezzo, io mi emoziono in un modo. Bellissimo, bellissimo. Siete anche perché tutti figli di quel concerto dell'Abruzzo? Sì, alla certo, fine, o meglio, in qualche modo vi ha legato tantissimo. Ci ha legato tantissimo, sì, lì sono nate, noi siamo sempre state legate, mm-hmm, da momenti, dal periodo in cui siamo arrivate a fare questo lavoro, ci siamo sempre tenute unite, però quella è stata un'esperienza che ci ha veramente. Invece cosa c'era venerdì in Duomo? Dunque, venerdì in Duomo è successa una cosa pazzesca, che io ancora fatico a crederci. Intanto è stato un evento organizzato dall'Associazione per Milano insieme al Comune, insieme alla Caritas Ambrosiana, per beneficenza, quindi per raccogliere fondi, sì, per bimbi disabili. E in tutto questo la raccolta di fondi è stata fatta attraverso questo concerto che io ho fatto con. Ma era sul sagrato del Duomo? Ero dentro, ero sull'altare. Ma sei matta? Ma ti rendi conto? Ambrogina. Cioè ho cantato dove c'è l'altare. Porca. Insieme ad un'orchestra sinfonica stupenda che è la Sinfonietta, certo, di Roma, e la mia band, quindi abbiamo fatto questa mistura sacro e profano. Esatto, e ho cantato le mie cose, cioè
Cioè, mia brava la Giorgina, no, guarda, che mi canta qui a Milano. È stata una cosa incredibile, a livello emotivo potentissima. E poi anche musicale, perché si è creata un'atmosfera. Poi cantare con l'orchestra comunque ti dà anche un sapore diverso alle canzoni. È stato pazzesco, pazzesco proprio. Proprio sono veramente grata per esserci stata. Senti, la prossima canzone che cantiamo invece è un po' diversa rispetto alle altre, perché tu in questo modo, in questa canzone ti sei in qualche modo, scusa il gioco di parole, sostituita a una tu che aveva già... Tu puoi dire tutto. Con quella voce. Con quella voce lì puoi dire tutto. Cioè il conforto di Tiziano. Sì, sì. C'era lui e c'era Carmen, certo, giusto? Sì. Tu hai fatto al posto di Carmen o hai fatto una cosa diversa? Ho fatto proprio al posto di Carmen, sì. E lei come l'ha presa? Benissimo. Benissimo, anche perché poi ho fatto anche l'ultimo bacio per omaggiare la sua grandezza. Certo, c'è anche quella. C'è e anche poi te. Perché io e Tiziano c'avevamo sta voglia di cantare insieme da tanto tempo. Mai successo prima? Mai successo prima. Quella canzone era lì, era pronta, è vero che è molto recente, però la versione originale è meravigliosa. Noi l'abbiamo fatta un po' più Tiziano Giorgiata, abbiamo detto, un po' più nello stile che ci piace, l'abbiamo un po' arrangiata anche vocalmente. E poi la canzone è bella, perché non riviverla, insomma.